Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi è domenica e stavo facendo un po' di repulisti, anche perché devo sgombrare la quantità incredibile di libri che ho utilizzato per il test d'ingresso, per prepararmi per il test d'ingresso dalla camera. Infatti, vedete, ho messo tutto qui a mo' di monticello sul letto. Dunque mi è venuta quest'idea. Sapete che prima di preparare il test, ovviamente c'è tutta una prima fase che è sostanzialmente un'indagine di mercato, cioè ti metti su internet e inizi a cercare pareri sui libri che ci sono in commercio per quanto riguarda la teoria, per quanto riguarda gli esercizi, magari lo cerchi anche per materia. Ovviamente questo non vuole essere un video per dirti compra quel libro, non comprare quell'altro, perché per carità sono tutti giudizi di una persona che li ha utilizzati, che ci ha preso un po' la mano e quindi ti può dare una sua opinione, però non escludo che là fuori, da qualche parte nel cyberspazio, ci siano persone che hanno utilizzato altri libri, oppure i miei stessi con un metodo diverso si siano trovati benissimo. Prendi appunto questo video come un'occasione di poter guardare all'interno di questi libri, di poter prendere un parere e assolutamente una cosa tranquilla. Il primo set che vi mostro è il celeberrimo Alpha Test. Ora qui vi faccio vedere soltanto due dei volumi che secondo me sono quelli più rappresentativi, diciamo, della serie. Questo è Alpha Test, la quinta edizione, quindi quella del 2013, che io ho acquistato la prima volta in cui mi sono iscritta all'università. Qua abbiamo il librone con tutti i quiz divisi per materia e qui invece abbiamo proprio la teoria, anche questa divisa per materia. Alpha Test è indubbiamente uno dei più famosi ed è stato uno dei primi a proporre questi libri raccolta con tutti i quiz utili per preparare il test. Sinceramente, per quanto riguarda me, i quiz all'interno di questi libri sono molto semplici. Quando dico semplici, intendo molto puntuali, nel senso ti chiedono delle piccole nozioni, ad esempio la metafase è una fase del ciclo cellulare, una fase della mitosi e della meiosi, una fase dello sviluppo embrionale. Sono delle domande molto out-out, in cui è anche semplice capire che cosa posso escludere, perché molto spesso ci sono delle risposte assurde. Di conseguenza, le risposte a questi quiz sono molto immediati. Io ho avuto un po' questa impressione utilizzando questo libro, che un po' ti illudesse, perché facendo le simulazioni mi è capitato di fare veramente dei punteggi molto molto alti. Poi vai a prendere le prove effettive e quindi scopri che fai punteggi molto più piccoli. So che nell'edizione nuova però hanno introdotto anche i quiz degli anni precedenti, quindi magari è migliorato. Però anche a seconda un po' di quello che vedo su internet, ho sentito ripetere spesso questo discorso del fatto che i quiz sono molto semplici e immediati. Non so, ad esempio per la parte di chimica, per quanti atomi di idrogeno il benzene differisce dal ciclohesano? 5, 6, 7, 4, 3, 2. Tutte molte domande puntuali, botta e risposta. Un altro svantaggio, secondo me, di Alpha Test è quello che i quiz sono mixati. All'interno della categoria chimica trovate, ad esempio, tutte le domande sparse, non seguono nessun tipo di ordine logico, mentre invece ci saranno altri libri che dopo vi mostrerò che vi fanno proprio un ordine logico che secondo me è anche funzionale per imparare al meglio. Per quanto riguarda invece Alpha Test Teoria, devo dire che Alpha Test Teoria invece è molto buono. Io l'ho utilizzato soprattutto per ripassare la parte di chimica, perché anche qua aveva i quesiti svolti puntuali per ogni capitolo ed era anche abbastanza schematico, con molti disegni, e quindi l'ho utilizzato appunto solo come ripasso. Ci sono tra l'altro anche questi schemi che sono particolarmente utili. Ad esempio, questo è uno schema riassuntivo delle principali reazioni nei composti organici, che possono comunque facilitare l'apprendimento e la memoria. Avevo riletto anche brevemente la parte di biologia, anche se sinceramente su questa parte avrei un po' qualcosa da ridire, perché nella parte biologica secondo me è davvero importante che ci siano tante tante foto e come potete vedere qua non ce ne sono tantissime, quindi non aiuta secondo me molto la memoria. Bene. Quindi questo è tutto ciò che possiamo dire su Alpha Test. Il secondo libro che ho comprato, ed è quello che io più consiglio per studiare la teoria, è UniTutor Medicina 2018. Questo libro, veramente, per quanto riguarda la teoria, è secondo me il top, perché è una teoria estremamente semplice, riassuntiva, con un sacco di disegni, è diviso in maniera
funzionale, i capitoli sono ben schematici, ripeto, ci sono un sacco di disegni, anche un sacco di approfondimenti, c'è la possibilità di poter vedere anche alcune animazioni online dove trovate questi rettangolini che indicano appunto che c'è un video in cui questo stesso disegno ha un'animazione, quindi è anche abbastanza tecnologico e vi può aiutare a fissare meglio i singoli concetti. Per quanto riguarda la parte di biologia, io ho utilizzato prettamente questo libro. Ed è stata in realtà una mossa vincente perché appunto, soprattutto anche per la parte di istologia e di anatomia, secondo me è spiegata molto bene e in maniera anche approfondita, pur comunque essendo capitoli di 3-4 pagine massimo per argomento. È veramente molto concentrato. Inoltre sono presenti queste notazioni a bordo pagina che ti permettono di focalizzare dei vecchi punti su cui ci sono state delle domande negli anni precedenti. Ti fanno proprio vedere, ad esempio, studia bene questo argomento perché nell'anno tal dei tali è uscita quella domanda, e questo penso che sia comunque abbastanza utile. Per quanto riguarda gli esercizi di UniTutor, vi dico che anche qua un altro vantaggio è che la parte degli esercizi è compresa all'interno del libro, quindi è un libro unico, esercizi e teoria insieme, il che è vantaggioso perché non devi avere i due volumi ma hai tutto in un punto solo. Inoltre i riferimenti sono fatti in modo che ogni capitolo abbia una serie di quiz proprio su quel singolo argomento. L'unica pecca appunto che imputo a EdiTutor è il fatto di avere pochi esercizi, ad esempio per quanto riguarda la parte di fisica e matematica. Ad esempio, il secondo principio della termodinamica ha soltanto 9 esercizi in tutto, e secondo me è veramente poco per poter capire effettivamente se sono poi bravo a fare gli esercizi. Quindi, per quanto riguarda la parte esercizi, io non lo consiglierei come testo unico, ma utilizzerei questo libro più che altro come supporto della teoria. Secondo me, UniTutor va inteso come un libro proprio per studiare, proprio una palestra, ma non è un libro su cui poi farsi effettivamente le ossa sui quiz, perché obiettivamente ne ha molto pochi, soprattutto divisi per argomento, ne avrà una decina al massimo per tipo. Vedete, formule, equazioni, disequazioni, goniometriche, trigonometria, totale 15 esercizi. Secondo me, ripeto, è un po' poco. In generale comunque lo consiglio, secondo me, come testo di teoria, anche paragonato rispetto al FATEST, assolutamente UniTutor è il migliore. Veniamo adesso al mio libro preferito, uno dei miei libri preferiti, ArtQuiz Giallo. Se andate a controllare sul sito di ArtQuiz scoprirete che c'è sia un manuale ArtQuiz per la teoria, sia questo manuale in cui sono presenti soltanto gli esercizi, e sia un manuale con le prove simulate. Io ho acquistato soltanto ArtQuiz Giallo appunto perché già avevo UniTutor, che secondo me ha appunto una teoria già di per sé perfetta. Questo libro, ragazzi, ne ho già parlato all'interno di un altro video, è il libro che più mi ha aiutato. Questo libro si fonda sul principio che la teoria va bene, ma alla fine al test ci saranno i quiz, per cui bisogna imparare a prendere tanta tanta dimestichezza sui quiz. Di conseguenza ti presenta quiz per una stessa materia in ordine di difficoltà e divisi per argomento. Ad esempio, sugli esercizi di chimica trovate veramente una marea di esercizi di chimica a difficoltà diverse. Inoltre ti segnala sempre se quel test è uscito in che anno e in che test. Ad esempio, questo test è uscito a medicina e odontoiatria, questo test è uscito a odontoiatria, ci sono anche quelli di veterinaria e di sanitaria ogni tanto, però sono leggermente più rari. Adesso magari ne troveremo qualcuno. Ad esempio questo è uscito al test di veterinaria. Inoltre li divide per argomento in modo che tu possa effettivamente capire quanto possiedi quell'argomento, e per ogni argomento, soprattutto per la parte degli esercizi, ce ne sono veramente tanti. Sulla parte di reazione ricordo una cosa come 200 esercizi circa, quindi effettivamente un libro che è una palestra ottima. Questo libro inoltre viene anche consegnato con un codice, se adesso riesco a recuperarvelo ve lo faccio vedere. C'è un codice che vi permette di accedere a un simulatore online.
per acquistare il simulatore potete, eccolo qua, potete scegliere di utilizzare il codice che dovete grattare con una moneta, ma vanno inseriti due codici, quindi sia il codice della teoria più quello degli esercizi, oppure gli esercizi più il codice del manualetto con le simulazioni, oppure potete scegliere di spendere 25 euro e di acquistarlo a parte. Il questionario online è una vera e propria simulazione, nel senso che prende tutti i quiz che sono presenti all'interno di questo libro e fa uno shuffle generale, e poi potete tararlo a seconda del quiz che vi interessa. Ad esempio, se avete interesse a studiare per il test di veterinaria, non ha senso che voi vi tariate su batterie di domande da 12, quindi potete benissimo personalizzare la simulazione e mettere 16 domande come è il test di veterinaria per quanto riguarda la parte di chimica e per quanto riguarda la parte di biologia, sì, se non erro sono 16, quindi potete scegliere di studiare soltanto la parte teorica, quindi fare delle batterie da 100, 200, 500, potete tarare voi il numero, esercizi di chimica, matematica piuttosto che di logica, oppure di fare degli esercizi misti. Su questo io consiglio ArtQuiz perché è molto personalizzabile e inoltre è l'unico libro che fa veramente un focus importantissimo sulla parte di letteratura, sulla parte di storia, sulla parte storia della scienza, premi Nobel, sulla parte dell'arte, per quanto riguarda la sezione di cultura generale. Ora, non voglio dire che sia una sezione particolarmente pesante ai fini del test, perché comunque alla fine può uscire un po' di tutto, però se sapete ad esempio di avere fatto qualche anno di università e di non essere più forti in storia come un tempo, questo è un ottimo strumento perché vi permette veramente di focalizzare quattro informazioni, ve le mette in ordine, vi permette anche di collocare gli eventi artistici, storici nel tempo secondo una linea, e secondo me è uno strumento ottimo. Tra tutti ArtQuiz è il libro che secondo me è un must have. Se fra tutti i libri che dovessi presentare mi venisse chiesto consigliane uno, io assolutamente direi ArtQuiz giallo. Arriviamo dunque a un set di libri che secondo me è, non dico indispensabile, però estremamente utile, che è Testbusters. Testbusters, come vedete, si presenta in tre volumi, teoria, esercizio più simulazioni commentate. Se comprate il set è anche possibile comprare la possibilità di partecipare a uno dei loro corsi. Potete scegliere se fare il corso di teoria, il corso di potenziamento o in generale anche soltanto la simulazione finale, ovviamente per diverse fasce di prezzo, ed è un corso veramente utile. Perché è un corso utile? Perché ti permette effettivamente di entrare nel vero mood del quiz. I ragazzi sono molto preparati e basano il corso sulla statistica. Questi ragazzi, tra parentesi, sono tutti ragazzi giovani, più o meno dell'età dei partecipanti del test, quindi questo secondo me aiuta anche molto perché ti senti proprio vicino a questi ragazzi che sono lì a insegnarti, ma alla fine hanno il tuo stesso background, senti che sono passati attraverso quello che stai passando tu, e sono un bel esempio perché grazie ai loro studi di statistica e ai loro studi sui test degli anni precedenti sono in grado di avvicinarsi veramente tanto alla previsione di quello che ci sarà nel test. Ora non voglio dire che i testbuster siano dei veggenti, perché molte cose ad esempio, come sapete, quest'anno sono cambiate, perché quest'anno il test è stato un po' diverso rispetto a quello degli anni precedenti, però indubbiamente testbuster ti aiuta e ti tara su un livello di quiz molto superiore rispetto alla difficoltà del quiz effettivo. Quindi se siete bravi con testbuster, sui quiz e sulle simulazioni di testbuster, non dico certo, però comunque partite veramente da una buona base e potete avere delle concrete possibilità. Per quanto riguarda il corso, io in generale, se avete la possibilità di farlo, lo consiglierei. Per quanto riguarda i libri invece comprati singolarmente, sni, nel senso che questa teoria, come potete vedere, è una teoria molto molto schematica. Ci sono veramente poche nozioni per quanto riguarda lo studio effettivo del manuale. Ma perché? Perché questo è un manuale che secondo me è studiato per un ripasso. È un manuale che ovviamente non può essere studiato singolarmente e preso così. Va affiancato allo studio di qualcos'altro, quindi a un tutor o piuttosto che al vostro libro delle superiori. E quindi è un ottimo libro per ripassare, ma non è secondo me un ottimo libro per studiare in maniera esclusiva, insomma.
Per il resto, come schema riassuntivo è ottimo, è perfetto. Inoltre, ha un'altra caratteristica che a me è piaciuta molto, che divide in categorie e in classi di svolgimento i singoli esercizi di logica e di matematica. E se non vi sentite particolarmente forti in matematica o in fisica, questo è un vantaggio perché vi permette di capire esattamente la difficoltà e quali sono i quiz su cui vi potete lanciare con più facilità. Per quanto riguarda invece l'esercizio, è un buon esercizio, anche questo diviso secondo gli argomenti ed è utilizzato come supporto del libro di teoria. Non ci sono migliaia di quiz, ha il vantaggio di avere le soluzioni commentate, cosa che ad esempio Art Quiz Giallo aveva soltanto in parte, perché appunto sotto le varie note ci sono spiegate le motivazioni per cui quel quiz va svolto in quel determinato modo, ma non è niente di effettivamente approfondito, mentre invece qui ci sono proprio le risposte svolte anche per quanto riguarda la parte di matematica. Simulazioni commentate funziona all'incirca come l'altro libro sugli esercizi, in cui appunto sono presenti queste simulazioni, e un altro vantaggio che secondo me offre questo tipo di libro è che ogni simulazione appunto è commentata con tutto lo svolgimento effettivo degli esercizi e sono un pochino più difficili rispetto poi effettivamente alle batterie che vi si presenteranno al test, e questo è un vantaggio perché tarandovi su un livello più alto avrete la possibilità di trovare molti più quiz semplici al test. Dopo il test non ho acquistato la teoria, quindi non ho idea se sia buona o meno. Vi dico, per quanto riguarda la parte degli esercizi, secondo me il libro è abbastanza buono, ma ci sono pochissimi quiz. Sinceramente, se dovessi tornare indietro, non so se lo riacquisterei, il prezzo è abbastanza basso, costa circa 20 euro. E sì, i quiz non sono malaccio, però sono effettivamente molto pochi. C'è un centinaio di quiz per, diciamo, per argomento, per quanto riguarda la cultura generale, per quanto riguarda invece la logica ce n'è solo un po' di più, mi pare tipo un 150, però appunto non è un libro su cui onestamente fonderei la mia preparazione. Alla fine c'è una sorta di simulazione generale. E anche qua abbiamo le soluzioni e le risposte commentate, abbastanza svolte e abbastanza complete, quindi da questo punto di vista è buono. Però appunto io questo libro lo consiglierei più che altro per un supporto alla fine, se avete voglia di fare altri esercizi. Per quanto riguarda invece il libro di simulazioni, secondo me le simulazioni non sono mai abbastanza. Il livello, devo dire che è un livello medio, abbastanza fattibile, sono più semplici di quelle di Test Buster, più difficili rispetto alle simulazioni invece di Art Quiz. È un buon livello intermedio, secondo me ad esempio questo è un tipo di prova, un tipo di simulazione abbastanza realistico perché simula realmente il tipo di domande che possono uscire al test, quelle domande un po' ambigue, un po' della serie so di che cosa stai parlando ma non colgo esattamente che cosa vuoi farmi dire, e quindi secondo me come strumento singolo le prove simulate valgono molto di più rispetto all'esercizio generale, quindi se siete indecisi se comprare uno dei due tutto il set o meno, io consiglierei questo. Come ultimi libri, questi non vi sto a dirvi più di tanto perché appunto mi servono soltanto per prendere spunto per parlarvi di un'altra faccia della preparazione ai quiz, che è appunto la scelta di chi decide di studiare sui libri delle superiori oppure su dei piccoli manuali che non sono strettamente legati al test d'ingresso ma che sono semplicemente degli esercizi per tutti i concorsi. Questa è un'altra possibilità. È una maniera buona secondo me per poter preparare il test, soprattutto per quanto riguarda la parte di logica. Per quanto riguarda la parte chimica, biologia, non ci metterei la mano sul fuoco perché lì secondo me c'è bisogno di una preparazione ben più specifica. Io l'ho utilizzato per la parte di logica matematica, ma appunto per me è stata una palestra in più. Non lo consiglierei come scelta esclusiva, ma più che altro per uno strumento che può essere utile a voi per fare più quiz possibili. Un'altra possibilità potrebbe essere quella di studiare sui vostri vecchi libri delle superiori. Io adesso vi mostro questi, che sono i libri di biologia che ad esempio erano consigliati all'interno di un blog in cui io ho proprio cercato libri di biologia superiori più completi per preparare il test e mi sono stati suggeriti questi. Li ho utilizzati soprattutto per studiare la parte di biotecnologie, per studiare la parte di ecologia, perché comunque
sapete, ogni tanto compaiono quelle strane domande sugli animali, sugli ordini, classe, filum. All'interno di questo libro sono spiegati molto bene, ma secondo me in qualsiasi tipo di libro delle superiori potete trovare delle spiegazioni complete. E poi, anche se ci sono quei quiz, è veramente un discorso di perfezionamento, perché può uscire una domanda, due al massimo, ma non più di quello. Ed era un libro che io avevo scelto di prendere usato, infatti vedete è tutto sottolineato, tutto colorato, perché appunto mi serviva soltanto per andare a prendere delle piccole parti. Anche studiare all'interno dei libri che avete utilizzato per le superiori può essere per voi un modo di velocizzarvi e di imparare in maniera molto più funzionale cose che già comunque avete ripetuto nel tempo e aggiungere informazioni. In ogni modo, sono sicura che quest'anno usciranno dei nuovi libri, delle nuove proposte, quindi di conseguenza queste sono le mie informazioni aggiornate al 2018. L'unico consiglio che secondo me non potrà mai cambiare nel tempo è proprio quello di utilizzare delle dispense personali in cui focalizzate il vostro studio e su cui integrate. Ad esempio, questa è la mia dispensa di biologia. Alla fine non è tanto importante quale tipo di mezzo avete o quanti mezzi avete, ma come integrate le informazioni, come focalizzate le informazioni diverse. Studiare libri di 1000 pagine non vi servirà se non riuscite a cogliere le fondamentali parti che vi permettono poi di capire il discorso a 360 gradi. E creare dei materiali personalizzati, secondo me, è la maniera più utile affinché queste informazioni veramente rimangano per voi nella maniera più funzionale proprio per voi. Bene ragazzi, io ho finito di raccontarvi tutto quello che vi dovevo raccontare. Spero che il video vi sia piaciuto e che abbiate potuto trovare delle risposte alle vostre domande. Lasciatemi un like o un commento se vi è piaciuto il video o se avete qualsiasi tipo di domanda e io spero di rivedervi presto sul canale. Intanto vi saluto e al prossimo video. Ciao!